gossip, Jeremies Rodriguez all'isola dei famosi, lo scoop in TV. Nel corso della diretta di Mattino 5 minuti del 2 febbraio, Jeremies Rodriguez ha acceso il gossip mostrandosi favorevole a sbarcare all'isola dei famosi. La 13esima edizione dell'Isola dei Famosi è uno degli argomenti di discussione preferiti dai programmi Mediaset, è proprio nel corso di una puntata di Mattino 5 minuti dedicata alle reality sulla sopravvivenza, infatti, che è venuto fuori un gossip inaspettato. Jeremies Rodriguez, ospite di Federica Panicucci venerdì 2 febbraio, ha prima detto la sua sulla difficile situazione che sta vivendo l'ex cognato Francesco Monte e poi ha risposto con entusiasmo a chi gli chiedeva se andrebbe mai in Honduras per sostenere il pugliese. Jeremies a Mattino 5 minuti difende Francesco Monte dalle accuse. Da quando ha partecipato al Grande Fratello VIP, Jeremies Rodriguez è diventato uno dei volti di punta di alcuni programmi di Canale 5, Mattino 5 Minuti, in particolare, invita spesso il ragazzo per commentare notizie che riguardano la sua famiglia. Venerdì 2 febbraio, infatti, l'argentino è stato nuovamente ospite di Federica Panicucci ed ha potuto dire la sua su svariati argomenti, che nelle ultime settimane stanno scatenando il gossip, dopo aver parlato dell'imminente trasferimento di sua sorella Belen in Svizzera con Andrea Iannone e della fine della sua relazione con Sara Battisti, il giovane si è concentrato su quello che sta accadendo ultimamente ad una persona a lui molto cara, Francesco Monte. Sollecitato dalla conduttrice ad esprimere un parere sulle accuse che sono piovute addosso all'ex tronista durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Avenger ha raccontato in diretta che il pugliese avrebbe fatto uso di droga prima che iniziasse il programma. Jeremies ha detto: "Questi sono argomenti delicati e io non sono nessuno per giudicare la vita privata degli altri. Posso dire che è stato un brutto gesto quello di far venire fuori questa cosa, mi è sembrato davvero troppo." Il minore del Rodriguez, dunque, ha difeso senza troppo ardore l'ex cognato sia su questa grave accusa che su quella che gli veniva fatta di aver giocato parecchio sulla fine della relazione con Cecilia. "Io sono stato 4 anni accanto a lui e non penso possa averci marciato. Quando finisce una storia, è normale starci male", ha aggiunto il ragazzo su Canale 5. Jeremies si svela, sia all'Isola dei Famosi, no a Uomini e Donne. Sempre nel corso della lunga intervista che gli ha fatto Federica Panicucci a Mattino 5 Minuti, Jeremies Rodriguez si è lasciato andare ad interessanti dichiarazioni sia sulla sua vita privata che su quella di Francesco Monte, alla conduttrice, che gli chiedeva un parere sul flirt che è nato in Honduras tra il tronista e Paola Di Benedetto. L'argentino ha detto: "Non so, vediamo cosa succede più in là, se può nascere qualcosa." Un parere abbastanza diplomatico quello che ha espresso il fratello di Belen sul presunto nuovo amore dell'ex cognato, una persona alla quale ha confessato di sentirsi ancora molto legato nonostante con Cecilia sia finita da mesi. A chi gli domandava se sarebbe disposto ad andare all'Isola dei Famosi per sostenere Francesco, che in questi giorni è in evidente crisi, Jeremies ha risposto: "Subito. Dove devo firmare?" Insomma, il sudamericano non ci penserebbe due volte a prendere un aereo che lo porterebbe ai Caraibi. Che gli autori della reality colgano al volo questa richiesta? Si sa infatti che, nel bene e nel male, i Rodriguez fanno discutere, e vedere un membro della chiacchierata famiglia in Honduras alle prese con ben due ex cognati, Monte e l'inviato Stefano De Martino, sarebbe sicuramente un colpaccio. Nell'attesa di scoprire cosa ne sarà del futuro dell'argentino, riportiamo anche altre sue interessanti affermazioni sulla fine della storia d'amore con Sara Battisti e soprattutto la sua replica ai gossip, che lo vorrebbero prossimamente sul trono di Uomini e Donne. "Non ci andrei perché non mi piace la musica iniziale", ha scherzato il ragazzo, smentendo la voce che circolava da tempo sul suo conto.